Buongiorno e bentornati in questo nuovo video. Sono le 9 del mattino e mi sono già vestita e sto uscendo perché devo andare con mia mamma a comprare le cose per Natale, alcune cose da mangiare, quello che deve preparare lei e quello che devo fare io. Abbiamo scelto di fare io il primo, cioè faccio la lasagna e lei farà tutt'altro, poi con le patate e le altre cose. Quindi andiamo a comprare le cose che ci mancano per domani. E poi quando arrivo vi faccio vedere. Buongiorno da me Giorgia, adesso Giorgia viene da me oggi pomeriggio e mi ha fatto anche un pensierino di Natale con i suoi soldi, con i suoi soldini, quindi appena arrivo a casa poi lo apro così ve lo faccio vedere. Ho anche comprato le cose appunto per la lasagna, c'è un casino di gente ma anzi meno male che siamo andate oggi e non domani perché oggi per me è mercoledì, voi questo video lo vedrete poi giovedì, la vigilia. Abbiamo comprato tutto, speriamo di non esserci dimenticate di nulla, appena arrivo a casa poi vi faccio vedere tutto. Ciao! Allora, ho preso, per fare le lasagne, ho preso queste qua, le sfogliatelle di Giovanni Rana, che sono le mie preferite. Ne ho prese una, due, tre e quattro, ne devo fare una lasagna ovviamente più grande. Ma era in offerta, quindi ne ho presa qualcuna in più perché non è che sono abituata a fare le cose per più persone, cioè saremo solo noi, però ne ho prese qualcuna in più, al massimo la tengo in frigo. Poi sempre per la lasagna ho preso 3 pacchi di grana salata da Nodop. Poi diciamo che questo hai preso più roba per domani. Sì, questo non c'entra niente, riso basmati a Lidl, perché io me lo faccio quando sono da sola. Delle fettine di formaggio, poi ho preso la Mutti per fare appunto il sugo e il ragù. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vabbè, io ne ho prese 6, al massimo le tengo a casa per noi. Quindi le Mutti, 6 perché erano in offerta. Poi ho preso le zucchine che non c'entrano niente, ma erano buonissime quelle che ho preso quando ho fatto la spesa, quindi le ho ricomprate. E poi ho preso i fiocchi d'avena, questi qua del Lidl, che non li avevo mai comprati, ma tipo, non trovo lo scontrino, ma tipo 40 centesimi li ho pagati. Questi qua, fiocchi piccoli, allora gli ingredienti sono fiocchi d'avena integrali, basta, è solo questo, quindi un prezzo veramente, cioè 40 centesimi, 45, non mi ricordo, veramente pochissimo. E niente, adesso passiamo alle altre cose. Come vi ho detto prima, Giorgia è andata a farsi un giro al mercato con una sua amichetta e anziché prendersi qualcosa per lei, ha comprato qualcosa per me per Natale. La vuole già aprire? Allora, non ha fretta. Che carino! La casa degli gnomi diventerà questa, anzi l'ho già diventata. Mi ha preso appunto un gnomo? Sì. Un gnomo fatto così con il nasino rosa. Questo qui è un portaporte. Grazie. E niente, questo farà parte della famiglia degli gnomi. E sai cos'è quello? Quello non è per bolletti, si mette nella porta. Ah, è vero, è un fermaporta. Ottimo, magari lo metto qua in cucina. Così quando... Ce n'era una con il capello ancora più grande. No, però ho detto... Grazie, non devi spendere soldi. No. Poi, cosa vuoi far vedere? Per Omar ho anche pensato a Omar. Lei ha fatto i pensierini a tutti. Cioè, anziché spendersi soldi per lei, lei ha fatto i pensierini. Allora, per Omar ho preso questi bicchieri.
Ce ne sono sei dentro e hanno la forma di un teschio. Vi faccio vedere, questa robina l'ha presa al mercato, eh. Vi faccio vedere da vicino, ho preso questi qua, appunto, sono dei bicchierini. Fatti così a forma appunto di teschio e ce ne sono, in un pacco ce ne sono sei. Quindi ha preso questi qua, sono molto carini secondo me da regalare, brava Giorgia, brava. Poi, allora per mamma, allora, ho preso queste due creme, sono dei bagno crema. Ti ha preso bagno crema idratante, io ne ho presi due, non so dove l'abbia presa, di questa marca, Basic Beauty, benessere. Questi qua fatti così, ricco e cremoso, deterge con dolcezza anche pelli più delicate. Vediamo, ecco le vuoi già aprire. Ah no, è schiuso, non si può aprire. E invece per mio padre ho preso la stessa cosa di Omar, ma ne ho presi due confezioni. Ah, oh, sono uguali. Sono un po' carini questi bicchierini, anche per fare un pensierino. Veramente belli, e ne ho presi appunto due pacchi. Grazie Giorgia, ma non dovevi spendere soldi. E basta. E basta, adesso facciamo pranzo, decidiamo cosa mangiare. Cosa vuole mangiare? No. Vabbè, vediamo e ci aggiorniamo dopo. Ma domani non c'è però ancora il regalo? No. Allora, lo gnomo di Giorgia lo mettiamo qua. Tanto è un fermaporta. Eccolo qua. Per pranzo, siccome è tardissimo, ci facciamo gli gnocchi, le chicche di patate, poi avevo un po' di ragù congelato, lo scongelo, così appunto ci facciamo i gnocchi al ragù o al sugo. Non ricordo se è sugo o ragù, forse ragù però. Sembra ragù. Se ti guardi il telefono, io dico, cioè, non lo so. Non rompere. Ma ci hai guardato. Allora, io amo questi video giapponesi, cioè mi li guardo la sera perché mi rilassano proprio, mi piacciono. È tipo una sorta di ASMR. Ma guarda che schifo. ASMR, però sono proprio dei vlog, fanno i vlog tipo quelli che facciamo noi, però non si riprendono il viso, ma tipo si sentono tanti rumori, non so, rilassano. Come ti fa piacere questa roba da mangiare? Loro mangiano così, non è colpa mia, cioè. Cioè, senti tutti questi rumorini. Li sento. Io in questo periodo non ho guardato tanti vlog perché o facevo i video o li guardavo, perché capite che se ogni video dura 20 minuti, mezz'ora, io la sera ne posso guardare uno e poi non ne guardo più perché non è che posso stare 3 ore col telefono in mano. E quindi in questo periodo diciamo che non ho guardato molti video, ma la sera per me è un appuntamento fisso guardare questi video, non so, cinesi, giapponesi, non lo so, ma fanno dei vlog veramente rilassanti, stupendi, bellissimi. E alla fine mostrano cosa fanno, cioè magari mentre cucinano, mentre escono, una per dire fa la sarta, e sono proprio rilassanti. E una si chiama Ondo, proprio scritto così, e l'altra Sueddu. Si chiamano così! Cosa c'entra? Ci sono i sottotitoli? Capito, ma non riesci neanche a capire. Vabbè, in inglese ci sono! Ti piacciono, vero, questi video, Giorgia? No! Ci abbatte proprio... C'è proprio... Mamma mia. Ma cosa vuoi? Ma tu ti guardi i tuoi video? A me non piacciono quelli che guardi. Sì, ma scusa, ma tu stai guardando il telefono più a te, ma non lo so, io c'è boh. Certo, io faccio tutto insieme, io sono tutto certo, fare. Tu Nicole è tutto fare. Eh sì, fanno questo, ma le frega. Guarda, faccio vedere un ASMR, dammi. Cioè, ma non voglio gli ASMR, a me piacciono questi perché sono dei vlog. Vedete ragazze, è tipo questa qua che seguo. Ok. Questa qui. Okay. Allora, come si può? Lo voglio toccare. Questa è una macchina che distrugge tutto. Bello, distruggere i soldi, distruggere le candele, che bello, che bel video. Proprio un bel video. Cioè, perché?
addirittura il cibo adesso, cioè buttare il cibo. Vabbè, e questi sono video. Boh. Abbiamo gusti diversi di video. Ma proprio diversi, proprio. Cioè diversi, diversi. Ovviamente. Vabbè. Dovremmo andare a farci un giro da Teddy, anche perché devo comprare la carta da regalo che stamattina mi sono dimenticata di comprarla, anche lei, perché lei vuole incartare quelle cosine a mio padre e a Omar, quindi pensavo di andare da Teddy sperando che non ci sia coda fuori. Sperando che non ci sia coda fuori e vabbè, vediamo se dopo andiamo poi ti porto con noi. Momento tisana. Qua sto mangiando i bocconcini, quelli che ho trovato nella degusta box, ma già ieri li aveva aperti Omar. Sono buonissime queste qua, si sente tantissimo la vaniglia e sono proprio buoni. Sono fatti appunto così, sono proprio delle mini sfoglie con appunto un po' di ripieno, ma sono sfiziosi, sì, mi sono piaciuti questi qua. Una volta era bella. No, hanno finito quella bella cosa qua dentro. Arrabbiata perché l'ho tirato, voleva fare la coda da Kik per un euro, dovevo fare 3 ore di coda. Rieccomi ragazze, sono arrivata adesso a casa e volevo farvi vedere le cosine che avevo comprato, ma nulla di che. Allora, in realtà questo qua è il regalo di mia mamma per Natale, per me, però me l'ha voluto già dare perché ha detto vieni con me, almeno te lo scegli tu e vado sul sicuro, così perché se lo scelgo io abbiamo 2 gusti diversi sui profumi, e quindi mi ha detto vieni con me così almeno te lo scegli tu e non sbaglio. E infatti mi ha regalato il profumo, questo qua da 100 ml di Equivalenza. Sapete che io mi trovo benissimo con i profumi, le creme corpo e i profumi per la casa di Equivalenza, e mi ha preso il formato quello più grande, il 100 ml, questo qua. E ho scelto Dior Hypnotic Poison, il mio preferito d'inverno, ed è il numero, se vi interessa, 173. Vediamo. Buonissimo. Appunto ho scelto questo che utilizzo in realtà più d'inverno perché è molto dolce, però è uno dei miei preferiti. E poi mi ha voluto regalare la crema corpo, però non c'era la crema corpo uguale al profumo, perché in molti profumi hanno la crema corpo da abbinare uguale. Hypnotic non ce l'aveva e allora ho preso quella lì del profumo che avevo scelto l'altra volta, Black Opium, buonissimo anche quello, però volevo ritornare su Hypnotic, e ho preso appunto la crema corpo, questa qua, la numero 145, che sarebbe Black Opium appunto, buonissima anche questa. Veramente dolce, ma non troppo, non è dolce dolce come Hypnotic, è molto buono, buonissima anche questa, e appunto la crema corpo, questo è stato il regalino appunto di mia mamma. Poi sono andata a fare un giro da Teddy e ho preso oltre 2 carte da regalo che però ho già messo sopra, che vabbè non vi faccio vedere tanto non penso vi interessi, ho preso 2 cavolatine, queste etichette, ce ne sono 12 nel mio pacco, magari lo giro, fatto così, che sono appunto nere con il gessetto per andare a scriverci sopra, e le ho prese da mettere nei barattoli dove ho la farina integrale, tutte quelle cose lì, e ho detto per 65 centesimi le prendo, poi vedo dove utilizzarle, pochissimo, e ne ho prese 2 confezioni di queste qua, da Teddy, non mi ricordo se ve l'ho detto, e poi
ho voluto prendere, quanto l'ho pagato? Sì, 6 euro. Ho voluto prendere un tappeto per il bagno da cambiare con quello che ho, perché io lo butto in lavatrice e boh, mi trovo bene. Però quando metto l'altro a lavare non avevo il cambio, perché l'altro l'ho buttato, perché ogni volta perdeva tutti i pezzi, era veramente una cosa... E quindi ho voluto prendere appunto questo qua, rotondo, fatto così, che boh, mi piaceva e l'ho pagato appunto 6 euro da mettere davanti al lavandino del bagno. E quindi nulla. Questi sono stati i pochissimi acquisti che ho fatto, cioè ho speso 7 euro. 7 euro? Sì. Anzi, avevo preso anche la ammortidente, che era in super offerta, della Coccolino, cioè un formato gigante da che non ho mai visto, ma l'ho lasciato in macchina, lo sono dimenticato. Niente, vado in cucina a preparare la cena, che è meglio. Eccomi ragazze, è tardissimo e questo video devo ancora iniziarlo ad editare, ma so già che è un video super super semplice, perché la mia giornata è stata questa, però mi faceva ridere il fatto di essere riuscita a pubblicare 23 video e adesso l'ultimo vlogmas non riuscire a farlo, cioè veramente il colmo. Però anche se il video è semplice, ve lo voglio mettere lo stesso domani alle 7, quindi voi il 24 vedrete questo video. Per me oggi è 23, nulla, sono contenta di essere riuscita a pubblicarvi tutti i video, come vi ho detto già ieri. Questo era l'ultimo, perché appunto a Natale non mi metto a pubblicare il video il giorno di Natale, quindi questo era l'ultimo vlogmas. Poi ritornerò con i soliti video della settimana. Per nuove iscritte io non ho giorni programmati, ma perché appunto filmo quando riesco, non mi va di programmare giorni, perché poi so già che non riuscirei a starci dietro. Sono 2-3 video a settimana, solitamente 2, se riesco magari anche 3. E quindi noi ci vediamo poi nei prossimi giorni. Non pubblicherò video adesso nei giorni di festa, perché capite, Omar non lavora, è a casa. Quindi niente, ci vediamo poi nei prossimi giorni. Auguro a tutte quante un buon Natale. Grazie per essere stati mia compagnia per il mese di dicembre. E non mi aspettavo tutto questo, che avreste guardato tutti i video, ecco. Però vi ringrazio tantissimo. E sono anche felice io di avervi pubblicato questi video, perché comunque non sembra, io faccio compagnia a voi, però comunque... voi fate compagnia a me e fare video mi fa comunque pensare ad altro per qualche minuto, ecco, quindi mi ha fatto veramente tantissimo piacere, vi ringrazio ancora e buon Natale a tutti quanti. Un bacio.